Allora, benvenuti nel video che vi dicevo dello smontaggio e rimontaggio del decespugliatore Mac Kulloch 3000 Pro Mac 3000 della Mac Kulloch, che adesso non c'è più perché andava a fallita, credo, ed è stata subito alla Isquarna. Allora, mi sono organizzato, è la prima cosa che vi devo dire, che io questo già l'avevo smontato per cercare di aggiustare il pezzo rotto, e però non ci sono riuscito ad aggiustarlo. Allora, tramite il mio amico Venturini X, che ne ho parlato con lui, ha detto mo ci penso io ad aiutarti, e mi ha mandato questo pezzo che lui sopra nel nord si trovano con più facilità, perché ci sono tante, tante persone che se li levano e li comprano nuovi. E quindi questo pezzo qui è buono, io già ho visto che va bene. Allora, mettiamolo qui, questo pezzo nuovo, e qui in questa scatola ci metterò tutti i pezzi che smonterò. Ok, allora cominciamo. La candela, vi accorgerete che queste cose escono fuori con facilità perché io già le ho smontate praticamente, però l'ho rimontate perché per non fare come l'altra volta che ho smontato la cassetta di scarico e non vi ho fatto vedere come lo smontavo. Invece il problema era quello, che dovevo far vedere lo smontaggio e il rimontaggio. Ecco qua. Queste viti erano fatte a brugola, ma una brugola piccola 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 che si era subito rotta. Allora io col seghetto a ferro, vedete, questo è un cacciavite molto simpatico perché ho la calamita. Ecco qua. Ok, le ho fatte lo spacco, io ho fatto, perché non, ogni volta se erano arrotondate. E va bene, allora continuiamo con lo smontaggio. Ecco qua. Leviamo questo pezzo, lo mettiamo qui dietro. Dietro alle mie spalle ho preparato una scatola dove mettere i pezzi. Altrimenti. Ok. Adesso proviamo a smontare la marmitta. Ah, ecco qua, vedete? Questa è una, questa che regge il carterino, è una che la brugola io non l'ho levata. Però adesso la andiamo a levare, mi sembra che sia questa piccolina, non vorrei sbagliare, credo che sia questa. Per fare questi lavori ci serve un minimo di attrezzatura, Se voi li dovete fare, è chiaro che dovete avere un minimo di attrezzatura. Ecco, questa non è, per esempio, vedete? Sbagliato, allora è questa più piccola, ecco, vedete che sistema, se li ficca dentro, e questa qua, eccola qua. No, nemmeno questa, allora proprio non ci azzecco io oggi, non ci azzecco proprio. Questa è questa, eccola qua, ecco qua. Leviamo questo che regge, eccolo qua. Perfetto. E mandiamola giù perché così la ritroviamo intatta. Ecco. Un attimino che devo prendere un attrezzo. Quindi possiamo passare allo smontaggio di questo qua. Questo lo possiamo fare con queste chiavi qui, con questi inserti qui. Vediamo. No. Ci vuole più grande. Vediamo un po'. Ehi, sono proprio bravo io, Non ne azzecco una. Mamma, a parte che questo sole che c'è qui in questa stanza multiuso che io ho, è veramente utile, ci facciamo tutto, stireria, libreria, tutto fare.
Pensate questi che se sono inventato. Guardate. E questo, guardate che si sono inventato questi qui, ecco. E poi va qui, mamma mia, ci vuole 3 ore solo per montarlo, però, vabbè. Ecco. Questo qui sono, eccole qua, ecco. E lì diamo la marmitta. Eccola qua, le lasciamo le viti dentro con tutta la guarnizione, eccola qua, ce le lasciamo. Così non rischiamo, cerchiamo di lasciare le viti dentro. Questo vedete che l'avevo già smontato e avevo, non ci sono riuscito ad aggiustarlo però, troppo. Adesso andiamo a smontare l'altra parte, questa dove sta il carburatore. Però questi cacciaviti qua non vanno bene, io troppo grossi sono, io quasi quasi faccio quel buon vecchio cacciavite di una volta, perché questo è a stella, non va bene. Faccio con questo, che è storico, è il migliore. Quelli sono un set di cacciaviti che ho preso, non so se l'ho preso a Lidl o a Brico. Questo li mettiamo tutto in questa scatoletta. Oddio, questa marmitta la potrei mettere anche, attenzione a rompere la guarnizione, la potrei mettere anche in questa scatola che ho preparato dietro alle mie spalle, ecco. Ci vuole un po' di attrezzetti, io diciamo che ho degli attrezzetti minuti, non mi mancano, magari cose grosse. Questo adesso lo rimettiamo subito a posto, perché vedete, vanno rimessi nel loro posto. Questo va messo qui, ecco, vedete come sono pronti per l'uso. Questo è un po' più grosso qui, no, è questo, e questo qua più grosso. Questo è un sistema simpatico, ecco, così come le chiavi di San Pietro, così. Ok, andiamo a levare questo carterino dove stava il carburatore e lo mettiamo qua in questa scatola. Adesso il filtro è la stessa cosa. Qui possiamo utilizzare magari quel cacciavite grande che avevo levato dalla circolazione perché era troppo grosso, però qui fa caso mio, ecco. Non vedete che questi, non fate caso che riesco a smontarli con facilità, perché l'ho già smontato per vedere di ripararlo e non ci sono riuscito, quindi l'ho rimontato proprio per far vedere come si smonta, perché ho avuto delle critiche l'altra volta, dicevo tu hai smontato la cassetta di scarica e non l'hai fatto vedere. L'ho riparata ma senza far vedere come si smontava, ho dovuto fare un altro video, quindi l'ho rismontata da capo. Ecco qua, filtro, questo lo possiamo mettere qui, questo sarebbe da cambiarlo pure, ecco. Ecco qua. Questi l'avevo già sganciati, questo è l'acceleratore, vedete? Questo è l'acceleratore, l'avevo già sganciato l'altra volta, non l'ho rimontato. Eccolo qua, vedete? È l'acceleratore. E questo è il filo che conduce la corrente all'interruttore dove spegnere e accendere, quando uno vuole spegnere il decespugliatore. Adesso andiamo a vedere di smontare il carburatore, questo lo possiamo mandare di qua che non ci dà fastidio, e qui il carburatore è lo stesso, ah ecco, esce da solo, sì, bisogna stare attenti alle guarnizioni. Ecco qua il carburatore, vedete, questo è, chiude l'aria, così si apre, chiude l'aria e affluisce più miscela nella candela, apre l'aria e diciamo è l'esercizio, questo lo possiamo mettere in questa scatola. Adesso andiamo a levare questa, e qui ci sarebbe questa brugola qui, no, nemmeno, ma secco mai le brugole, è tremenda proprio, vediamo se è questa, no, nemmeno questa, allora è questa, eccola qua.
sì, è questa. È questa qua. Ecco qua. Cacciamo. Allora, vi voglio dire subito che quando l'avevo smontata per vedere se la potevo aggiustare, mi ero accorto che il pistone era sporco. Che significa? Quando un pistone è sporco, significa che le fasce elastiche non chiudono bene. E quindi il gas di scarico passano fra pistone e cilindro, un poco, non è che ne passano molti, però vanno, la compressione diminuisce e c'è meno potenza il motore, capito? Non è che non funzionava, funzionava lo stesso, però ecco, questo l'ho messo qui e meglio ve lo rimetto dentro così non me lo perdo. Ecco qua, vedete? Perfetto. Adesso dobbiamo smontare il pistone. No, prima di smontare il pistone smonto questa parte qui, che è quella che produce la corrente praticamente, dove sta la bobina. Qui usiamo questo grosso, va. Beh, insomma, per fare questi lavoretti, se li volete fare da soli, dovete stare comodi, belli seduti, luminosa deve essere la stanza, perché altrimenti non ci vedete. Siamo qui, mettete un paio di guanti, se non vi volete rovinare le mani, un paio di guanti buoni, da meccanico. E che altro serve? Serve un set di cacciavite, un set di pinze. Poi io qua ho la valigetta da elettricista con tutte le cose, quando mi faccio dei lavori da elettricista me la cavo, devo montare un lampadario, un lampione, non è che vado a chiamare elettricista questo. Purtroppo c'è gente che un po' perché non lo vuole fare, un po'. Ecco un'altra chiave a brugola, vedete? Eccola qua, che io non l'avevo spaccata questa, perché funzionava. Quelle che ho spaccato, no, l'ho spaccata pure questa, eccola. L'ho spaccata. Vedete però? Ho fatto uno spacco un po' troppo stretto e non ci va quel cacciavite lì. Ecco, questo ci va però. Vedete? Vedete? Sono stato costretto a spaccare, con una seghetta l'ho messa. Una volta che l'ho smontata, poi l'ho messa con la morsa che ce l'ho sotto il garage, oppure ce l'ho pure sopra il paese, non è che ce ne ho tre di morse. Ho messo con la seghettina, una classica seghetta questa, insomma, per farvi capire. E qua non lo so dove ce l'ho, ce n'ho 4-5 di seghette. Pure qua ce l'ho la seghetta, vabbè. Non lo so dove sta. Ok. Eccolo qua, perfetto. Questo è per l'accensione del motore. Questo è quello che fa girare il volano e la bobina. Allora, produce corrente. Ok, leviamo il serbatoio della miscela, vediamo un po', e qui vedete, adesso potete vedere che questo è tutto rotto, vedete, io ho provato ad aggiustarlo, ma non sono riuscito, lo posso pure, lo caccio tutto insieme, ecco qua. Allora, qui c'è il bullone con un bloccadato, adesso questo per riposarlo devo fare con questo, no. Questo non è, e nemmeno questo è, qui, qual era allora? Nessuno di questi, allora qua ci vuole, questo non è, ero convinto che era questo, vabbè, ma io siccome che l'avevo smontato, problemi non ne ho. Comunque dovrò ritrovare la chiave con cui l'ho smontato. Adesso io questo l'avevo smontato, quindi ci vuole una chiave a tubo però, perché giù non ci arriva una chiave a stella. La chiave a stella ce l'ho qua, però qui non ce l'ho sotto. Ce l'ho a quell'altra cassetta degli attrezzi, perché qua purtroppo è così. Però siccome io mi ricordo di averlo smontato questo, quindi non dovrebbe essere, ecco. Questo ecco qui. Ah, ricordatevi che questo gira in senso orario, cioè si svita in senso orario, è il contrario, è come anche come il coso del despugliatore, quello che porta il filo, diciamo.
si svitano in senso orario questi, perché gira al contrario, quindi ecco, vedete, ecco qua. Questo è il bollone che io avevo smontato e credo che avevo passato i guai perché non riuscivo a cacciarlo perché si era ossidato. Però questa è una 14 a tubo e qui non ce l'ho, mi devo ricordare di portarla quando lo rimonto. Me lo devo scrivere. E forse pure a stella, ma non ci arriva a stella, ci vorrebbe una stella prolungata. Vabbè. Andiamo, questo lo mettiamo a posto. E quanti attrezzi ci vogliono, quanti attrezzi. Guardate qua, questo è un set di, della Black Decker, questo era, vedete, che poi non l'ho mai usato perché le pile, questo qui è a pile questo, però le pile si scaricano subito, devo comprarmi un carica batterie, non ce l'ho. Allora, andiamo a levare la bobina, questa sta qui lo stesso, ecco qua. Ecco perché pure questo non funzionava più, perché questo essendo rotto la bobina non riusciva a mantenere la distanza, vedete, la distanza, vedete, deve essere costante la cosa, poi da un millimetro bisogna lasciare, bisogna vedere, adesso dopo lo vediamo, facciamo le prove, ecco qua, cacciamo la bobina. Oh mamma, sì, che qua l'avevo smontata già. Io l'avevo smontato, quindi lo ripeto, non è che adesso lo sto smontando adesso. Capito? Questo l'avevo smontato. Ok. Ecco qua. Ok. Quindi, che volevo dire? Volevo dire che questi lavoretti, se ve li potete fare da soli, vale la pena di farli, perché le fate a tempo perso, così, quando piove, oppure fuori fa freddo. Per esempio oggi, qui c'è un sole che spacca le pietre, ma fuori fa un freddo, stiamo a meno 2 gradi, saremo, non lo so. Ecco qua. E leviamo. Ecco qua. Vedete? Made Sam. Svezia, madre in Svezia? Qui è consumata questa, però, bruciata, vediamo un po', speriamo bene. Oh, adesso siamo arrivati a levare il pezzo incriminato, che è questo qui. Ecco qua, questo pure lo mettiamo qui, questo è quello che produce corrente, qui sono i magneti, vedete, che girando intorno alla bobina producono una corrente elettrica, è la dinamo praticamente, la dinamo della bicicletta. Farvi capire, niente di particolare. Ah, ecco qua, siamo arrivati a questo. Questo non esce, ecco, vedete, io mi ricordavo, siccome io dovevo aggiustarlo e ci ho messo queste cose qui, queste viti qua, ma poi è tutto rotto, un po' spaccato come me. Mi ricordo che ho smontato il cilindro io, ecco perché mi sono accorto che le fasce elastiche erano andate. Ho dovuto cacciare il cilindro perché questo qui, non male, vedete, sì. Allora, qua che ci va? Eppure qui ci vanno delle bruvole, vediamo un po'. Sono le stesse? Sì, mi sa di sì, no? Questo è profondo giù, non vedo niente. Però mi ricordo che l'avevo smontato, ho poi rimontato, quindi... Purtroppo non lo vedo giù in fondo, ci vorrebbe una luce dall'alto. No, è più grosso. È più grande, insomma. Allora è questo. Credo che sia questo allora. E buonanotte. Ci vuole un po' di forza per cacciarli, eh? Vediamo un po' se è questo. Sì, forse è questo. Ah, eccolo, sì, è lui, ecco qua. Sì. Quindi adesso ho deciso di ricomprare le fasce elastiche. Sono da 30 mm, 30-35 l'ho scritto già. L'avevo scritto, non le rimisuro, non è quello. Misuro il pistone. Però bisogna rimetterci due fasce elastiche nuove, perché altrimenti questo aveva perso di compressione, mi ricordo che dovevi accelerare al massimo per avere potenza, ma poi consumava pure di più. Comunque adesso quello che ho comprato è la Stile, beh, non ci sta però, è nuovo, quello. Cioè, questo lo userò se dovesse, non lo posso tenere qua, oppure se lo devo prestare a mio fratello, non lo so, che lo vuole usare lui. Lo presto, quell'altro mi dispiace di darglielo perché quello è nuovo
Io sono un po' geloso delle mie cose. Ecco qua. Ok, eccolo qua, è uscito. È uscito. Queste le lasciamo pure così, come stanno, così non ci possiamo sbagliare. Eccole qua, lasciamole vedere qui. La guarnizione della testata praticamente, eccola qua. Mettiamola qui, cercare di non farla rompere. E questo è il cilindro, il pistone. Come vedete, è qui, io vi faccio vedere che già l'ho levate, qui è un po', vedete, è così. Qui quando io rimonto le fasce elastiche, se qua fate caso, ci stanno i due fermi, eccoli, uno e due, vedete, uno e due, che ti dicono come devi mettere le fasce elastiche, no? Perché hanno un verso quelle, ecco, qua ci sta un piccolo fermo, dove ci va la giuntura della fascia elastica, vedete, uno qui e un altro qui, sono sfalsate di un centimetro praticamente, vedete, qui invece è tutto preciso, non c'è niente, vedete, però eccolo, guardatelo, vedete come è scuro, io l'ho pure pulito già, ma non bisogna graffiarlo, è pericoloso, però la parte che è diventata nera significa che i gas di scarico quando vanno giù si ficcano fra la fascia elastica e il cilindro e fanno, infatti se noi andiamo a vedere pure il cilindro è nero dentro. Sì, vabbè, ma non è niente di particolare, queste due fascette nuove ci mettiamo. Quindi adesso andiamo a levare questo incriminato che è quello rotto. Vediamo, con la... Il coso, questo qui è fermo, vedete, che io, siccome che era cascato, ci ho messo un po' di attack per non farlo cascare, che si perde. Questo è il bloccaggio, questo pezzetto qui, che va praticamente... Va qua, questa feritoia qua che vedete, capito? Questo così, tac, e va dentro. Allora, vediamo. Ecco qua. Ok, piano piano, eccolo qui. Dovrebbe uscire, perché non esci. Era uscito, quindi devo mettere un po' di W40. Deve uscire. Eccolo qua, è uscito, vedete? È tutto rotto, quindi posso pure buttarlo questo, anche perché se dovesse recuperare il cuscinetto, non lo so, ma credo che quell'altro è buono, quindi non c'è bisogno. E questo vecchio lo buttiamo, ecco qua. Oh, vedete? Vedete? Ah, eccolo qua. Ecco qua, vedete il funzionamento? Punto morto inferiore, punto morto superiore, eccolo qua, vedete? Ecco qua, perfetto. Va bene, allora, possiamo dire che lo smontaggio è concluso. Adesso andremo a fare un altro video per il rimontaggio e posso dire subito, che già l'ho detto, credo, che questo qui c'era una piccola difformità, che era questo buchetto che poi l'ho rifatto io, eccolo qui. Qual era il buchetto? Ah, ecco qui, questo. Questo buchetto qui, che qui, eccolo, se lo andiamo a vedere, qua è bucato, invece qua non era bucato, che era rimasto dentro qua, questo ho fatto io. Quando mi è arrivato, che avevo fatto la prova, ho rifatto questo buchetto per ricreare lo stesso, ecco qua. Invece qui ce n'è uno qui, che sta qui, un po' diverso, vedete? Leggermente, ma non è problema. Dovrò fare delle modifiche, significa che qui questo deve stare qui, e qui questo lo devo tagliare, perché praticamente non mi... è come se fosse qui, in questo punto, hanno cambiato. Vabbè, non fa niente, dai. Questo si modifica con una facilità estrema, non è il problema. Ok, allora, io... Per quanto riguarda lo smontaggio, è terminato. Adesso ci metto una bella busta che lo proteggo.
l'avevo, una busta, la devo preparare già. Perché poi passerò alla fase del rimontaggio che farò un altro video. E prima però devo andare a comprare le fasce elastiche, che già l'ho predisposto. Ecco. Perfetto, allora. Se il video vi è piaciuto, mettetemi un mi piace. Se non mi è piaciuto, mettete un mi piace lo stesso, iscrivetevi al canale, così vi arriva la notifica di quando farò il video del rimontaggio, che lì è un po' più complicatino, bisogna stare attenti. Poi, contemporaneamente, poi rimetterò la miscela e proviamo a vedere se riparte, perché se riparte è una vittoria per me. Comunque questo lavoro me l'avevano chiesto, l'ho detto già, 200 euro, perché è chiaro che era impegnativo, e mi dissero che devo cominciare a ricomprarlo nuovo, e così ho fatto. Ho detto a tempo perso, lo aggiusterò. Allora, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao ciao!